e stanno benissimo i nostri ragazzi. Vanno così d'accordo? Gradiscino babè? No, grazie. Preferirei un diplomatico. Anch'io avrei preferito un diplomatico. Mia figlia invece no. Fa sempre le cose a me te. Se scelto un diplomatico. Non è il pezzo di carta che appaga il gusto. Quello fa più figura, ma io preferisco questo. C'è più sostanza. Latte o limone? Ah, latte, grazie. Il limone mi disturba, mi lascia la bocca amara. La bocca amara la tengo pure io. E speriamo che tra poco non la tiene pure mia figlia. Povera creatura, è tanto buona. È tanto insipida. Oh, credevo ci fosse l'acciuga, e invece sa di poco. Poco, scusi, sa. Prego, prego. Comunque, insipido no, mo se la tiene. No, sono sempre in tempo a cambiare. Ce ne sono tante, meglio di lei. Sempre parlando di tartine. Oh, già, sempre parlato di tartine. Oh, io preferisco questa col caviale. Questo è un matrimonio sbagliato. Non si sposa la tartina de caviale con l'utè. E no per la tartina, per l'utè. Questo tipo di tè non mi piace. Non deve piacere solo a lei. Io, per esempio, preferisco il tè alla tartina. Io preferisco la tartina e non l'avere sposata con l'utè. I gusti sono gusti. Ma le cornette sono cornette. Ne vuole? Non mi piacciono. A suo figlio sì. Oh, no, non li può vedere. Non li vedrà, non li vedrà. Mia figlia farà in modo di non farglieli vedere. Se mio figlio ne vede uno di cornetto, fa il finimondo. Moro ammassato. Marmellette di moro ammassate con la cotogna. Tutta roba genuina. Provi, provi. Strega. Ne potrei avere un bicchierino? In faccia. In faccia a lei, guardi, allunga la mano e prendi il cuore. Le vuole? Doppia strega! Voglio brindare alla felicità dei nostri ragazzi. Cin cin! Cin cin! Cin cin! E prosperità alla nuova casetta che si forma!